Ciao Marco, Tilio Scarante, Antena Sud e Corriere dello Sport. Qui chiuso qui. Senti, facciamo un passo indietro alla partita contro il Palermo, un buon primo tempo, poi ti chiedo che cosa è successo nella ripresa, come mai questa mancata reazione rispetto anche agli errori di Crotone? Siamo scesi in campo in maniera probabilmente diversa già dall'inizio del secondo tempo. Non abbiamo messo il piglio, non abbiamo avuto l'appiglio che abbiamo avuto nel primo tempo. Infatti il primo tempo è stato un buon primo tempo. Abbiamo sbagliato tanto nei primi minuti, ci siamo allungati, abbiamo rincorso e abbiamo permesso alla qualità del Palermo di emergere. Poi abbiamo preso un gol su palla inattiva e da lì la partita, a volte quando non puoi vincere, quando sei in difficoltà, abbiamo il dovere anche per l'esperienza che abbiamo in campo di non perdere. Poi è arrivato il loro secondo gol a difesa schierata con un tiro da lontano. C'è anche la bravura dell'avversario, però credo che quello che ha fatto la differenza è il piglio con cui abbiamo cominciato il secondo tempo, che non è stato certamente simile a quello del primo. Secondo te può essere anche un fattore fisico rispetto ai gol subiti? Perché la gran parte dei gol subiti sono tutti nella ripresa, no? Crotone, con il Palermo, con il Capi. Come mai secondo te, nonostante anche il tecnico avesse detto che insomma, la squadra sta studiando dagli errori di Crotone, poi di fatto successe la stessa cosa. Il gol, secondo gol di Trajkovski è molto simile a quello di Firenze con il Crotone e in generale tutti e due arrivano nel secondo tempo. Fisicamente credo che comunque ci siamo, è normale che in questa parte della stagione sia ancora alla ricerca della forma migliore, ma data solo dal fatto che un po' la sosta, un po' tutte le componenti, credo che la forma ottimale la ottieni dopo 4-5 partite, quindi fisicamente non stiamo male, siamo come sono tutte le altre squadre ancora alla ricerca di una forma migliore. Ripeto, il secondo gol credo che sia stato una bravura anche dell'avversario, non è stato un gol in rincorsa, non è stato un gol dove eravamo sfaldati o dove la squadra era spaccata in due, è stato proprio un gol a difesa schierata, quindi non credo sia un fattore fisico, o quantomeno non credo che gli altri stiano meglio di noi, cioè abbiamo cominciato più o meno tutti lo stesso periodo e alla fine saranno le partite, più partite giocate, che ti danno migliore condizione fisica, nient'altro. Senti, un bilancio di queste prime partite, secondo te, questo inizio di stagione del Foggia, sia dal punto di vista di squadra che anche tuo personale? Ah, dal punto di vista di squadra io credo che abbiamo cominciato bene, ovviamente con una vittoria, abbiamo avuto delle difficoltà nelle partite successive, pur comunque seguendo i principi le caratteristiche che contraddistinguono la squadra, che è quella di cercare di giocare a calcio. Siamo stati meno bravi nel commettere certi errori, perché se andiamo a analizzare singolarmente i gol, c'è stata sì bravura dell'avversario, ma anche di merito nostro in certe letture, in certe situazioni della partita. Quindi siamo ancora in una fase di costruzione da un certo punto di vista, però ripeto, quando abbiamo fatto il Foggia, quando siamo riusciti a mettere in pratica le cose che proviamo durante la settimana, io credo che abbiamo fatto vedere qualcosa di importante, vedi per esempio il primo tempo contro il Palermo. Per quanto riguarda personalmente, ho avuto quel piccolo problema che mi ha tenuto fuori un paio di settimane, quindi mi sono fermato da un attimo dal punto di vista fisico, però ho già 2-3 settimane che mi sto allenando, quindi quella si recupera. C'è la voglia di come sempre di poter dare una mano, c'è la voglia di fare bene a Foggia, perché credo che siamo partiti con dopo la vittoria col Carpi, che sembrava si respirava aria quasi come se dovessimo andare in Serie A, e adesso queste due sconfitte non vorrei che avessero tolto un po' di entusiasmo magari all'esterno, intorno. Io credo che la cosa più importante per poter fare delle grandi cose in un campionato è mantenere un equilibrio, e quindi
noi questo lo stiamo ricercando, l'abbiamo, sappiamo che due sconfitte non ci devono togliere le certezze di quello che siamo, perché noi siamo una squadra forte, siamo una squadra con tanti elementi nuovi, tanti ragazzi, anche giovani che stanno conoscendo l'ambiente, tanti magari anche più vecchi che si stanno inserendo, quindi noi siamo consapevoli della nostra forza, di quello che vogliamo andare a fare, consapevoli anche del fatto che questi momenti magari meno belli fanno parte del calcio, ma abbiamo la forza per reagire assolutamente, quindi credo che oggi sia un bilancio per quello che, ripeto, il prodotto del calcio è la partita, noi guardiamo anche che le settimane di lavoro e quello che riusciamo a mettere in pratica. Io credo che questa squadra si stia applicando tanto per poi avere tempi in cui adesso forse stiamo raccogliendo meno di quello che stiamo proponendo, però io credo che arriveranno tempi in cui raccoglieremo anche quello che raccoglieremo giusto da quello che stiamo facendo. Nikons Sheng TV. Parliamo nella prima domanda di ormai extra calcio. Oggi il TAR ha sospeso la decisione del TAR, la decisione senza precedenti, la prima volta, quindi ripetendo quello che era stato già deciso dalla Lega di Serie B, quindi si dovrebbe giocare a 19 squadre. Questo giocare con l'incertezza, che si ritorni poi, si riuniscono le carte, quanto può influire sulle partite che tutte le squadre e tutti i giocatori giocano ogni domenica? Ma posso influire poco, nel senso che un'ora esce che non giochiamo, l'ora dopo esce che giochiamo, dopo un po' si dice forse giochiamo a 19, forse a 16, forse a 24, forse a 22, quindi influisce poco dal punto di vista del giocare, nel senso se la domanda è fatta anche al calciatore, ti dico io spero che le cose vengano sempre fatte nel rispetto delle regole, nel rispetto delle parti, nel rispetto di quello che sono tutte le variabili del mondo del calcio. Il mio pensiero su questa cosa è che non siano state fatte le cose in maniera corretta e adesso stiamo arrabattando qualcosa per sistemare delle situazioni pregresse in cui si poteva fare meglio, in cui si poteva fare meno confusione, quindi credo che questo sia il frutto di quello che è stato nei mesi passati, tanta confusione, tanta incertezza, tante cose fatte, mi sembra a volte così, tanto per fare, senza pensare troppo alle conseguenze. Quindi adesso è solo, cioè, non dovremmo neanche stupirci di quello che sta succedendo, perché è quello che è il frutto di quello che è stato fatto in questi mesi. Ti ripeto, dal punto di vista del campo, ormai in questi mesi ne abbiamo vissuti di tutti i colori, quindi siamo abituati al fatto che un giorno puoi giocare, il giorno dopo puoi non giocare, il giorno dopo possono ribaltarti il calendario. Fa parte purtroppo di una triste pagina, credo, di quest'anno calcistico. È un'impressione diversa quella che si vede dagli spalti rispetto al campo riguardo la poca assistenza che nelle ultime due partite hai avuto quando tu ti proponevi in attacco per avere delle soluzioni in più oltre al cross per sorprendere gli avversari. Cioè, non ho capito, scusa. Ho detto che un'impressione dalle spalti è diversa rispetto al campo, o in queste ultime due partite più di una volta ti sei trovato in difficoltà nel trovare un compagno che ti venisse ad aiutare per dare delle soluzioni che potessero mettere in difficoltà gli avversari? No, diciamo che il nostro modo di giocare presuppone il fatto che, per come siamo disposti in campo e con la posizione di un trequartista più staccato rispetto alla prima punta, fa sì che ovviamente il nostro gioco debba trovare principalmente uno sfogo centrale. L'esterno ovviamente è di appoggio e di ampiezza e deve dare sfogo alla manovra quando questo non avviene. Però ripeto, stiamo trovando ancora degli automatismi in questo senso. La mia posizione, giocando poi, prendendo per esempio una squadra come il Palermo, dove era speculare a noi, ovviamente sulla fascia c'era un uomo contro uomo,
il mio compito era anche quello di andare a cercare una profondità senza palla. Poi per bravura loro, l'abbiamo trovata, abbiamo rivisto il filmato oggi, qualche volta l'abbiamo trovata, qualche volta no, qualche volta abbiamo trovato altre soluzioni. Però ripeto, ecco, nel complesso credo che la squadra stia girando bene, non in tutte le fasi della partita, altrimenti magari avremmo raccolto di più di quello che invece abbiamo raccolto finora. Una domanda rispetto alla velocità di azione. Rispetto alla velocità dello sviluppo dell'azione, ma vero è che giocando palla da dietro, ad esempio con una squadra come il Carpi, è normale che trovi più facilità e magari anche più velocità di azione, perché trovi una squadra che ti aspetta, una squadra come il Palermo viene a prenderti alta, quindi devi essere più bravo e più veloce a trovare le giocate. Credo che nel primo tempo l'abbiamo fatto, l'abbiamo sviluppato bene, abbiamo trovato gli spazi, siamo stati meno bravi a far male, però dipende molto da come riusciamo a uscire in prima battuta, credo, dalla fase difensiva, che questo permette appunto di essere anche più veloci in tutte le altre zone di campo. Carella, Foggia Sport 24. Ciao, Carella, Corriere del Mezzogiorno. Ti chiedo, due sconfitte non sono mai semplici da digerire per chi insomma scende in campo, penso. Hai parlato di un ambiente che hai notato modificato forse rispetto alla prima gara e all'entusiasmo che si viveva dopo la vittoria nella prima giornata. Ti chiedo invece se è cambiato, cosa è cambiato, come hanno inciso queste due sconfitte sul gruppo, soprattutto dal punto di vista del morale. Guarda, io vivo di calcio da tanti anni, a volte in questi momenti in cui si subiscono due sconfitte a inizio stagione, comunque si vive un momento difficile, metto le mani avanti dicendo queste cose. Il rischio è che si pensi al passato, no? Si pensi a come era prima, si pensi a abbiamo finito la stagione precedente alla grande, quindi quest'anno magari verrà tutto facile, già tutto più semplice. Non è così, noi questo l'abbiamo ben consapevole, noi il passato l'abbiamo dimenticato. Sappiamo che il presente è difficile, sappiamo che il meno 5, meno 8, che è diventato meno 5 c'è, sappiamo che finché rincorri non è mai semplice, sicuramente non facciamo drammi per le due sconfitte, non è il caso, ripeto, se fossimo una squadra senza identità, senza gioco, senza... cioè, che non dà l'impressione di poter reagire in qualche modo, ti direi sarei preoccupato, ma credo che sia da sciocchi essere preoccupati adesso, come credo che sia un errore che noi non facciamo e non vogliamo fare, quello di non avere un equilibrio, di non sapere che arriviamo prima a zero punti e poi ne parliamo, arriviamo prima a rosicchiare qualcosa quelle davanti e poi ne parliamo. Questo credo una cosa, l'unica cosa che abbiamo tenuto dall'anno scorso, ma che credo faccia la differenza, è quello di vivere davvero ogni giornata di campionato, ogni momento per sé. Cerchiamo di fare il massimo per la partita, portiamo a casa, recuperiamo il gap e poi vediamo quello che succede. Io credo che questa sia una forza anche di questo gruppo. Per quel bel momento, voi stessi che ne avete viste tanti di momenti così nel calcio, ce ne sono tanti. Ovviamente la compattezza, l'unione da parte di tutti è sempre, per noi squadra, credo che sia sempre ben gradita. Hai parlato di rincorsa poco fa, no? Per questo meno 8 che è diventato meno 5 grazie alla vittoria contro il Carpi che avete fatto. Ti chiedo se pesa in questo momento il fatto di dover rincorrere in qualche maniera, magari più di altri momenti, sentire il peso di dover fare qualcosa di più in apertura di questo campionato. Pesa no, però la realtà è quella. Cioè, se io devo guardare da sotto a sopra e guardare la prima in classifica, è chiaro che il distacco diventa più grande, più pesante. Se io penso sono in Foggia, ho entusiasmo, ho fatto degli acquisti importanti e devo per forza di cose andare in Serie A, ti dico oggi non è il mio primo pensiero. Il mio primo pensiero è rosicchiare quei punti che mi possono portare fuori da una zona calda. Arriviamo lì, poi ci pensiamo.
l'anno scorso non abbiamo fatto nient'altro che questo, vivere giornata per giornata. Prima ci siamo tirati fuori dalla zona calda, poi ci siamo avvicinati ai playoff, abbiamo mancato con un soffio, però abbiamo vissuto il momento, e questo è il momento di essere un po' in trincea, perché siamo sotto, c'è poco da fare. Diventa pesante nel momento in cui a questo ci aggiungiamo un'aspettativa più grande di quella che dobbiamo avere in questo momento, secondo me, tutto qua. Ecco, che poi magari si creano malumori, si creano malcontenti e si perde di vista quello che è la realtà del momento, che magari tra sei mesi è un'altra realtà e parliamo di qualcos'altro, però a oggi credo che l'attenzione debba essere focalizzata su quella che è la realtà di oggi, altrimenti si rischia di perdere energie e di sprecare tante cose per cui non possiamo permetterci di farlo. Un'ultima domanda per quello che mi riguarda. Iniziate con la prossima partita un percorso nuovo, con tante gare, alcune delle quali davvero molto ravvicinate l'una all'altra e anche con delle difficoltà diverse, alcune anche banchi di prova importanti. Che periodo aspetta il Foggia e come c'è qui? Un periodo bello, perché quando giochi tanto è sempre bello. Io credo che la forza di questa squadra, ancor più degli anni passati, è che possiamo giocare anche quattro partite in una settimana, però abbiamo le persone che possono giocare, cioè da chi gioca, da chi non gioca, da chi gioca di più, chi gioca meno. Io credo che qualsiasi ragazzo può dare il contributo per la causa, perché ogni singolo elemento di questa rosa credo che dai più giovani, ai più esperti sia forte, per quello che i più esperti hanno già dimostrato, ma anche i giovani che ci sono, che magari hanno meno campionati alle spalle, credo che hanno delle potenzialità importanti. Quindi da questo punto di vista il giocare tante partite, magari l'accumulare stanchezza, tutte queste cose non ci preoccupa più di tanto, perché ripeto, sono sicuro che siamo in tanti, ma soprattutto che siamo forti. Siamo il Crotone che nel secondo tempo con Palermo, si è avuto l'impressione che la squadra mancasse un po' di cattiveria agonistica. Come ti spieghi tu questo aspetto, alla luce anche del fatto che c'è, come abbiamo detto, un gap in classifica da recuperare? Più che cattiveria agonistica, guarda, ti dico, secondo me, analizzando le partite, ci siamo allungati, abbiamo perso le distanze, perdendo le distanze ti trovi a fare delle corse che non, proponendo il gioco che proponiamo, non siamo abituati a fare, e quindi stancandoti di più fatichi anche ad andare a pressare l'avversario, ad essere più aggressivo. Quando giochi contro squadre come Crotone e Palermo, che poi giocano e in certe fasi della partita magari più il Crotone che il Palermo, perché Palermo non è da dire che abbia avuto chissà quale possesso palla, chissà quale predominio sul campo, però comunque trovi giocatori che ti possono fare la differenza. Quindi, più che un discorso di cattiveria, lo imputo di più un discorso di, vedendo anche i dati proprio tecnici, abbiamo corso tanto nel secondo tempo, ma abbiamo corso male. Fatto sta che una squadra di esperienza come la nostra, se in un momento di difficoltà vede che non può vincere la partita, non deve rischiare di perderla. Cioè, l'importante in questo momento per noi è anche fare un punto. Domenica era importante, magari era anche poco rispetto magari a quello che è cercato di costruire nel primo tempo e nella fase finale del secondo, però l'importante è sempre portare a casa qualcosa. Allora Federe, ti chiedo, c'è un aspetto in particolare secondo te che va migliorato, uno o più aspetti, e quali in questo momento, per il modo in cui la squadra sta in campo, tatticamente interpreta le partite, anche come personalità, mentalità? Sì. Sicuramente da migliorare c'è tanto dal punto di vista dell'attenzione, perché molti gol visti e rivisti nei mesi di settimana li abbiamo subiti per disattenzioni o per errori in fase di uscita, comunque per cose che si possono migliorare. Quindi ripeto, una squadra che propone gioco è comunque sempre una squadra che è normale che commette degli errori in pareggio, è normale che commette degli errori in uscita. Nel momento che li commettiamo dobbiamo essere anche più bravi a supplire in qualche modo all'errore del compagno. Quindi, sono tutte cose che, ripeto, avendo cambiato molto e non da molto tempo, in
questo periodo credo che ci possono stare. Fatto ciò non toglie che, come ho detto anche prima, senza mettere alibi fra noi e i risultati, il livello dell'esperienza in campo deve permettere anche in questi momenti di supplire in altro modo, e quello sicuramente per noi più esperti deve essere un monito per fare qualcosa in più. Hai una grande esperienza del campionato cadetto, questa Serie B è appena cominciata al momento con questo format, diciamo, di squadre. Che campionato è? Come lo trovi? Avete affrontato due delle candidate alla promozione diretta in Serie A? Più difficile, c'è un livello tecnico simile a quello dell'anno scorso o superiore? Che idea ti stai facendo? Ma io credo che tecnicamente le prime siano più o meno allo stesso livello. C'è fatico a vedere un Empoli dell'anno scorso che comunque ha fatto fatica all'inizio, è uscito dopo qualche mese. All'oggi mi sembra comunque un campionato abbastanza livellato davanti, dove ci sono squadre ovviamente organizzate, dove la Serie B ormai la conosciamo bene, è molto competitiva, dove l'ultima classifica può vincere con la prima tranquillamente, quindi questo è un monito che ce l'ha anni ormai in Serie B. La differenza la fa anche sicuramente l'organizzazione, la fa l'atteggiamento, e alla fine, come dicevo prima, il portare sempre a casa qualche punto, alla fine credo che non solo smuova la classifica, ma anche il morale, l'entusiasmo, e l'entusiasmo in campionati come la Serie B è fondamentale. Chiuderei con un focus sul prossimo avversario. Siamo appena alla terza giornata, però è anche vero che il Foggia ha urgenza di fare punti proprio per il discorso penalizzazione. C'è questa trasferta di Pescara insidiosa per tante ragioni, insomma, per la rivalità che c'è tra i due club, per la forza di questa squadra che al momento è imbattuta, ha vinto una partita nel pareggiato in due. Una squadra che ha qualche giovane, ma tanta gente di categoria di esperienza. Che squadra è il Pescara? Che idea ti sei fatto? Che partita sarà? Sostanzialmente quella che hai detto tu, sappiamo che è una squadra forte, sappiamo che è una squadra che ha elementi di esperienza, che ha anche un morale buono perché non ha mai perso, però fino a un certo punto, cioè, è giusto che ci interessi l'altra squadra fino a un certo punto. Noi saremo quello che siamo sempre stati dal punto di vista del gioco, sicuramente dovremo mettere qualcosa in più dal punto di vista dell'attenzione, del temperamento, dell'agonismo, del ricercare il risultato ancora con più forza e più voglia. Del resto poi le partite si possono vincere, si possono perdere. Io credo che è una frase fatta, non lo so, però in tutte queste partite il Foggia abbia lasciato sul campo tutto quello che aveva, poi si può recriminare in qualsiasi cosa, qualsiasi errore. Dal nostro punto di vista avrete sempre il massimo impegno, perché è giusto così. Il massimo impegno unito alle qualità che ha questa squadra, che sta sviluppando, magari non ancora in maniera continuativa per tutta la partita, alla fine credo che i risultati arriveranno anche su campi difficili, come può essere quello di Pescara.